Ciao, sono Zane di Turbola.it. Ciao, sono Zane di Turbola.it. In questa videoguida vedremo insieme come acquistare criptovaluta su Changely.com, un servizio piuttosto affidabile con sede a Praga che consente di acquistare appunto monete alternative come Monero, Dash e molte altre pagando direttamente con carta di credito e quindi ci evita la scocciatura di dover acquistare prima su Coinbase per poi trasferire su Binance e scambiare da lì appunto l'Ethereum o il Bitcoin che abbiamo trasferito con la criptovaluta che effettivamente vogliamo ottenere. I costi sono un pochino salati, però la comodità è veramente elevata. Vediamo come procedere. Prima di iniziare vi segnalo che seguendo il link che trovate qua sotto nella descrizione del video potrete raggiungere l'articolo completo che abbiamo scritto su turbola.it con tutte le indicazioni passo passo, gli screenshot e alcuni approfondimenti. Al contrario di Coinbase, GDAX e Binance, Changely non offre un wallet, quindi un portamonete online. Per acquistare criptovalute con carta di credito su Changely dobbiamo invece indicare l'indirizzo di un nostro wallet preesistente, sul quale il sistema accrediterà le monete digitali che compreremo. Questo significa che prima di tutto dobbiamo installare un programma wallet sul PC o sullo smartphone ed ottenere l'indirizzo pubblico del nostro portamonete. Come prima soluzione raccomando caldamente di verificare se Exodus, il programma che consigliamo come wallet multimoneta, supporta la valuta che stiamo per acquistare. Se il conio è in lista, installare Exodus e ottenere da lì l'indirizzo sul quale accreditare la criptovaluta che andremo ad acquistare. Per la guida completa potete seguire l'indirizzo che trovate qua sotto nella descrizione del video. Se però Exodus non supporta la criptovaluta desiderata, dovete installare il programma specifico per la moneta che desiderate acquistare e tramite l'interfaccia grafica ottenere l'indirizzo del vostro portamonete. Ora possiamo procedere con la registrazione a Changely.com. Una volta aperto il sito, io ho verificato che non fosse ancora presente la lingua italiana. In caso non vi fosse, come è il mio caso, ho selezionato di procedere in inglese. Dopodiché ho cliccato su Sign Up in alto, nell'angolo in alto a destra. In questa pagina vengono visualizzate le varie opzioni per l'iscrizione. Possiamo quindi scegliere di procedere o con un profilo social come Google, Facebook o Twitter, oppure inserire il nostro indirizzo email. In caso scegliessimo quest'ultima opzione, riceveremo la password direttamente via email. Tornati alla home page, scegliamo EUR dal menu di sinistra e inseriamo l'importo in euro che siamo disposti a spendere. Da notare che al momento in cui scrivo, Changely impone un minimo di 100 euro per gli acquisti con addebito su carta di credito. Dal menu di destra scegliamo la criptovaluta che desideriamo ottenere dalla lista. Ultimata questa scelta, procediamo cliccando Exchange. Ci viene così mostrata una schermata di riepilogo. Da notare che l'importo di criptovaluta che otterremo mostrato in questa pagina è solo orientativo. Per prevenire il classico rischio cambio e tenere basse le commissioni, il tasso di cambio applicato è quello in vigore all'esatto momento dell'acquisto. Come a dire, non è possibile sapere a priori quale sarà esattamente la quantità di criptovaluta che otterremo. Al passaggio successivo siamo chiamati ad inserire l'indirizzo del portamonete sul quale desideriamo ricevere la criptovaluta acquistata. Prestate la massima attenzione a digitarlo correttamente. Raccomando vivamente il copia e incolla, seguito da un'accurata verifica visiva. E ricordate che, a meno di progetti specifici che si poggino sulla rete Ethereum, quindi parliamo di token ERC20, ogni wallet è compatibile solo con la specifica criptovaluta che deve ospitare. Ad esempio, se cercate di inviare Monero all'indirizzo di un wallet Litecoin o viceversa, perderete tutto. Ci troviamo così davanti alla pagina riepilogativa pre-pagamento. Da qui è una buona idea prestare la massima attenzione al numero riportato dopo You Get. Questa è la quantità indicativa di criptovaluta che riceveremo se proseguiremo con l'acquisto. A questo punto proviamo a riconvertire la quantità di criptovaluta che otterremo in euro per verificare che sia tutto in ordine. Allo scopo trovo molto comodo Currencio.co. Selezioniamo quindi la criptovaluta che stiamo per acquistare nel campo di destra, incolliamo il numero di monete che stiamo per ottenere, valore UGET mostrato da Changely, specifichiamo EUR come valuta di destinazione e clicchiamo Convert. Subito sotto possiamo leggere il risultato e rimanere perplessi.
In questa mia prova, ad esempio, ho provato ad acquistare 100 euro di Litecoin. Changely mi promette circa 0,308 Litecoin, che riconvertiti in euro da currency diventano circa 72 euro. In buona sostanza stiamo perdendo il 30% circa di valore in costi di cambio. In questa situazione io ho deciso di abbandonare l'acquisto. Di nuovo, poiché i Litecoin che stavo cercando di acquistare sono disponibili anche su Coinbase, li ho acquistati lì spendendo molto meno. Così non fosse stato, avrei acquistato Ethereum su Coinbase per poi scambiarli su Binance. A questo punto purtroppo io mi sono bloccato nella registrazione del video perché mi sono scontrato con il messaggio server unavailable per parecchi giorni. Però alla fine, con un po' di pazienza, sono concretamente riuscito ad acquistare la criptovaluta che desideravo. È molto semplice, è bastato inserire i dettagli della carta di credito e attendere i tempi tecnici per il trasferimento della criptovaluta sul mio wallet. In definitiva, cosa dire di questo Changely? La mia opinione è generalmente favorevole, nel senso che si tratta di un servizio affidabile e funzionale. Il problema però è che i costi, come abbiamo detto, sono veramente veramente alti, quindi dobbiamo affidarci a questo servizio solamente se la criptovaluta che desideriamo acquistare non è presente su Binance, oppure se non vogliamo svolgere tutta la procedura di conversione. Da Zane di Turbolab.it è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!